Domenica delle Palme, in questo anno B, noi ascoltiamo la passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Dobbiamo considerare una cosa. Sotto il punto di vista letterario, i Vangeli sono come delle lunghe preparazioni al racconto della passione. Tutti e quattro i Vangeli sono una introduzione al vero racconto. La passione, morte e risurrezione di nostro Signore, dove infatti il modo di narrare cambia radicalmente di intensità, di impatto, di dettagli, per tutta una serie di cose. E questo quindi è il cuore del Vangelo e va sempre ricordato che questo racconto è sempre unito. Noi infatti per la Domenica delle Palme entriamo nella Settimana Santa, una settimana che è unita dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica della Resurrezione. È un'unità che trova la sua massima espressione nel Triduo Pasquale, una liturgia che inizia nella liturgia della messa in Cena Domini e termina con il canto finale, la gioia pasquale della vigilia, della veglia di Pasqua e poi il giorno allegro della risurrezione di Cristo che noi celebriamo, con, le nostre assemblee domenicali e quest'anno lo faremo come Dio permetterà che lo facciamo. Ecco, è un'unità tutto questo. Infatti noi in questa Domenica delle Palme vediamo questa unità. Dalla gloria dell'ingresso a Gerusalemme al dolore e alla serietà e al silenzio della morte di Cristo in croce che aspetta, attende, apre verso la sorpresa della risurrezione. La settimana santa inizia con questa liturgia, una liturgia movimentata, coinvolgente. Noi quest'anno dobbiamo sottolineare quel che probabilmente potremo fare in maniera molto ridotta, ovvero sia, di fatto questa liturgia prevederebbe una processione dall'esterno della chiesa, addirittura per le strade del quartiere della parrocchia, cosa che quest'anno non ci sogniamo neanche lontanamente di poter fare, e però dobbiamo guardare quel che non abbiamo, proprio per capirlo, per valorizzarlo. In questa settimana noi dovremmo vivere questa processione gioiosa, la ricezione di un segno come quello dei rami di ulivo o delle palme, che ci porterà poi ad inginocchiarci nel momento della lettura della morte di Gesù e ci chiederà di agitare i rami di ulivo durante l'Osanna, nel Sanctus. Ecco, sono gesti. Gesti che proseguiranno poi nella lavanda dei piedi, nel bacio sulla croce, e un giorno di digiuno, il Venerdì Santo, e una notte di veglia festosa che dovrebbe significare proprio illuminare il cuore della notte con il canto dell'Alleluia Pasquale. Perché tutto questo non si può celebrare compiutamente, veramente, pienamente, se non partecipando con tutti questi gesti. Tutte queste cose che abbiamo detto sono solamente i più eclatanti, ma sono gesti del corpo. Perché? Perché la salvezza che il nostro Signore ci porta non è una salvezza intellettuale, è una salvezza integrale, con tutto il corpo, è per mezzo del corpo che Lui ci ha amato e tutto il nostro corpo viene salvato, infatti noi diciamo Cristo è risorto nel suo vero corpo e per il corpo è passata la sua passione, non per una disquisizione astratta. Lui, vedremo, riceverà profumo sul capo, infatti Cristo vuol dire unto, profumato, e consegnerà del pane e del vino come segno sacramentale della sua carne, del suo sangue. Prostrato a terra nel Getsemani, invocherà il Padre, con tutto il suo corpo ci amerà, con tutto il suo corpo sarà oggetto di sputi, botte, schiaffi e una corona di spine e inchiodato mani e piedi. Ecco, questi sono i dati della nostra salvezza. La salvezza è una realtà fisica. Ecco,
La sua salvezza, quella di Cristo, non si assimila con una conferenza o con un libro, ma con i sacramenti, che sono atti liturgici che sigillano e innescano le opere della grazia nella nostra vita. La carne, diceva Tertulliano, è il cardine della salvezza. Se a questa settimana ci avviciniamo per capire, ci scivolerà addosso, inutilmente. Se desideriamo che questa settimana santa, inaugurata dalla Domenica di Passione o Domenica delle Palme, incida nella nostra esistenza veramente il bene che porta con sé, bisogna permettere che il nostro corpo sia coinvolto. Ecco, è importante anche addolorarsi un pochino, perché non potremo fare questi gesti nella pienezza. Ed è anche importante che certe volte il Dio ci tolga le cose perché capiamo che le cose le abbiamo, perché ci rendiamo conto di quanto è bello vivere la nostra fede. La Pasqua, infatti, si porta incisa nel corpo, perché appunto con il corpo siamo stati amati, con il corpo del Signore, e con il nostro corpo lo glorifichiamo. Con il nostro corpo noi possiamo amare. Ecco, questa Domenica delle Palme, che è così anche estesa nella sua liturgia della parola, così bella, e che ci fa vedere tutti questi gesti, è una chiamata, è un appello, è una offerta per entrare nella pienezza della nostra vita, che non è una idea. Amare si ama con gli atti, non semplicemente con i sentimenti, che possono restare ciechi. Se un sentimento non diventa atto, è uno stato d'animo evanescente, ma il Signore ci ha amato con tutto il suo corpo e il suo amore è concreto.